La Guardia di finanza di Roseto degli Abruzzi ha sequestrato beni e danaro frutto di attività illecite per un valore complessivo di circa 93.000 euro. L'operazione è stata eseguita al termine di una complessa indagine condotta dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito di attività finalizzate al contrasto e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli approfondimenti compiuti hanno consentito di osservare una evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dalle due persone finite al centro delle indagini e il patrimonio che era effettivamente nella loro disponibilità. Alla luce delle risultanze prodotte dagli inquirenti, il Tribunale dell'Aquila, sezione misure di prevenzione, constatata la pericolosità sociale degli indagati, ha quindi disposto la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie, nonché l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno e divieto di allontanamento dal comune di residenza per la durata di tre anni, stabilendo inoltre il divieto di detenere armi e di associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o che sono state sottoposte a misure di prevenzione. Tra i beni confiscati, Oltre a disponibilità finanziarie, un'unità immobiliare di 186 metri quadrati, due terreni per un'estensione complessiva di 6100 m2 e un autoveicolo.